Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un altro mio video. Allora, ragazzi, in questo video vi andrò a parlare dell'allevamento delle quaglie. Io ho quattro quaglie da carne, di cui due femmine, che sono quelle due, poi una femmina e un maschio. Allora, come alimentazione gli do un misto di cereali formato da grano, mais spezzettato, orzo e mais intero. Ora qui non c'è, però sì, comunque dentro c'è. Vi lascio sempre a disposizione questa ciotolina, eccola qui. Poi lì c'è una ciotolina per l'acqua. E qui c'è la loro casa, che dentro ci metto il fieno, eccolo lì. Il fieno non lo compro, ma lo faccio io, eccolo qui. Questi qui sono due ballette di fieno che ho fatto io a mano, perché non ho l'imballatrice e quindi l'ho fatta a mano. È un composto di erba di campo e erba medica. Allora, anzi, scusate se non ve l'ho detto prima, comunque io spesso lascio sempre a disposizione anche delle verdure, per esempio zucchine oppure insalata. E di solito gliele metto qui, gliele appoggio qui così loro la beccano e non la fanno cadere per terra. Non so se avete notato, ma io ci sono tutti questi pezzi di fil di ferro. Anche intorno alla gabbia, quelli qui li ho messi perché qui nella mia zona ci sono molte volpi. Quindi è già capitato una volta che una volpe si è arrampicata sulle gabbie e l'ha piegata tutta quanta. E ora però ne ho comprate nuova perché quella era inutilizzabile. E fortunatamente le quaglie sono rimaste dentro e non si sono fatte male. Quindi ho fatto dei buchi con il trapano lungo tutta quanta la gabbia, eccoli lì, e ci ho incastrato questi fil di ferro, questi, scusate, questi pezzi di fil di ferro, così, scusate il mio gatto, ma eccolo qui. Ho messo questi pezzi di fil di ferro così anche se la volpe dovesse rivenire, anche se ci dà una botta con la zampa, la gabbia non cade come quella vecchia. Allora, queste gabbie sono due gabbie tra 1 metro di lunghezza e 60 cm di larghezza. Queste qui sarebbero scusate, gabbie per conigli e cavie, però io le ho utilizzate per due quaglie e due quaglie ci stanno più che bene perché comunque non sono piccole e quindi non hanno bisogno di molto spazio. Poi ecco, sono anche molto alte, all'incirca le quaglie dovrebbero crescere fino a qui, quindi un po' meno del doppio che sono ora, quindi poi vedrò se magari sono troppo piccole le cambierò. Intanto sono quelle altre due lì che mangiano. Ecco qui. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!